Buongiorno amici e ben ritrovati in questo nuovo video attraverso il quale io condividerò con voi un nuovo unboxing di due accessori utili per le mie uscite foto e video. Come ho detto già in altri video, io non sono una professionista, pertanto cerco le soluzioni migliori spendendo il giusto per portare a casa qualcosa che possa darmi soddisfazione. In questi ultimi tempi mi sono resa conto di avere poca capacità di memoria. Utilizzo schede SD da 32 GB, non di taglio superiore, semplicemente perché se tu registri tutto in una scheda da 128 GB e ti si danneggia, beh, anche se non lo fai per lavoro, però è un peccato perdere il girato e perdere tutti gli scatti fatti, perché magari abbiamo fatto anche dei bei scatti. Utilizzando SD di piccolo taglio, che non è detta che siano più economiche, abbiamo la possibilità di archiviare scatti e video in più schede, quindi anche se una viene danneggiata, comunque non tutto è perduto. Al tempo stesso, schede di qualità elevata non sono per niente a buon mercato. Una scheda da 32 giga può costare tranquillamente, di qualità elevata, può costare tranquillamente tra i 50 e i 60 euro. Quindi già quando ne acquistate 4 o 5 cominciamo a andare su con il budget, e quindi non tutti possono sentire la necessità di acquistare tante schede SD, soprattutto se non lo fanno per lavoro. Quindi io ho sentito la necessità di dover scaricare le schede, ma senza portarmi dietro un PC, un portatile, un tablet. Ti porti dietro il telefono, non ti porti dietro mezza casa, semplicemente perché non lo fai per lavoro. Pertanto, quale soluzione ho dovuto cercare? Ho dovuto cercare la soluzione che mi permette di scaricare tutte le schede SD utilizzate in una memoria esterna e liberarle e poter continuare ad utilizzarle, in modo da arrivare a fine giornata o al giorno dopo senza avere bisogno di altro spazio, di dover acquistare altre schede ogni volta, altre schede. E comunque abbiamo visto che non sempre vogliamo o possiamo farlo. Quindi la soluzione che io ho trovato è una soluzione pratica, veloce, semplice, che può essere riposta dentro lo zaino, non ingombrante. E adesso vi mostro quale soluzione ho trovato io per scaricare tutte le schede SD senza doverne comprare mille. Ora passo all'unboxing e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Due accessori semplici. Prendiamo i nostri attrezzi classici per gli unboxing, cioè il coltello d'unboxing e il pacco rigorosamente di Amazon con dentro gli accessori di cui vi parlavo prima. Ora, come si apre questo pacco? Lo apriamo senza coltello, magari così. Esatto, non c'è stato bisogno del coltello da unboxing. E molto facilmente, molto velocemente, tiriamo fuori due accessori semplici che possono essere usati anche per casa, che utilizzerò nelle mie uscite foto e video. Abbiamo questo hub USB, un hub USB molto molto utile, un po' un coltellino svizzero, alla fine il coltellino d'unboxing serve, un buon coltellino svizzero, perché comprende più di una porta, più di una possibilità di utilizzo.
schede, due porte USB, una porta USB-C, due porte per micro SD e SD, e una porta HDMI, il tutto utilizzabile attraverso il suo cavetto con un USB-C maschio. Il secondo accessorio che ho acquistato per questo scopo è una semplice memoria esterna. È un semplice hard disk esterno, un SSD, quindi un disco rigido solido, perché ormai vanno per la maggiore, sono più pratici, durano di più. Da 500 giga, anche lui provvisto di cavetto, istruzioni di cui non abbiamo bisogno, quindi cavetto USB-C, cavetto USB-USB-C, quindi questo hard disk esterno comprende due cavetti. È molto carino, molto bello. La Samsung ha fatto veramente un bel lavoro, perché ci dà la possibilità di utilizzare due cavetti. Quindi nella scatola ci sono due cavetti, uno USB-USB-C e due USB-C. Apriamo queste scatole, cosa c'è ancora qui dentro? Sì, c'è un libretto di istruzioni, ok, che a noi non serve. Quindi come posso io con queste due cose, 2/3 cose, fare il lavoro di cui vi parlavo prima, scaricare tutte le schede SD qui dentro? Semplicemente attraverso il telefono, attraverso lo smartphone. Ora vi farò vedere come è possibile trasferire da schede SD a qui attraverso lo smartphone. Quindi non c'è bisogno di PC, non c'è bisogno di portatile, non c'è bisogno di tablet, non c'è bisogno di nulla, e questi accessori ovviamente sappiamo bene che possono stare tranquillamente in un marsupio, in uno zaino, in un borsello con la fotocamera, e senza ingombri e senza problemi. Ovviamente abbiamo la nostra assistente Lulu che viene a fare il controllo qualità degli accessori appena unboxati. Adesso preparerò una scheda SD e vi mostrerò attraverso il telefono come è possibile fare questo lavoro. Benissimo, eccoci di nuovo qui. Io all'occorrenza, per fare questo test, ho archiviato alcuni file e un video, sempre allo scopo di test, in questa scheda SD che utilizzo, è una di quelle che utilizzo per le mie sessioni video e foto, per le mie sessioni fotografiche. Ora vediamo come è possibile, attraverso il solo smartphone, quindi senza tablet, senza altri dispositivi, senza un portatile ingombrante dietro, come è possibile trasferire tutte le nostre schede SD in un hard disk esterno, in modo che possiamo mettere in salvo tutto il girato, tutti gli scatti, e allo stesso tempo liberare le schede SD che poi ci serviranno in seguito, senza doverne comprare 1000, come dicevo prima. Allora, come ci muoviamo? Così, semplicemente così. Prendiamo, questo non serve, prendiamo il nostro cavetto USB,
dell'hard disk. Prendiamo il nostro hub USB, inseriamo la scheda SD nel suo alloggiamento, inseriamo il cavetto USB nel suo alloggiamento, colleghiamo il nostro hard disk esterno che io ho scelto da 500 giga per essere sicura che di avere tutto lo spazio necessario. Ovviamente 500 GB di foto e video per una persona che lo fa solo per passione nel weekend è tanta roba, però sempre meglio avere spazio in più che spazio in meno. Ora, come funziona questo dispositivo? Prendiamo il nostro telefono, lo colleghiamo e attraverso il file manager del telefono, come vediamo, l'hard disk già si è attivato. Attraverso il file manager del telefono, che può avere diversi nomi a seconda del dispositivo, della versione di Android o altri dispositivi che utilizzate. Ora vi faccio vedere. Io alla voce OTG vado sulla freccetta e mi compaiono queste due voci. Una è riferita alla scheda SD e una riferita all'hard disk esterno. Questo qui. Cosa devo fare io? Tutto quello che farei se avessi un portatile a disposizione. Quindi io vado sulla mia scheda, seleziono tutti i file che voglio spostare dalla scheda SD all'hard disk, faccio sposta e scelgo di spostare sull'hard disk esterno, che sarebbe questo. Io adesso non creo altre cartelle, vado su sposta qui ed ecco che il telefono comincia a spostare, a trasferire tutti i file contenuti nella scheda SD dentro l'hard disk esterno. Se riuscite a vedere, il LED dell'hard disk sta lavorando, sta lampeggiando, quindi vuol dire che il processo è iniziato e noi lo vediamo dalla barra di scorrimento qui sopra di avanzamento. Quando sarà terminato, avremo tutti i file che erano contenuti qui dentro nell'hard disk esterno e noi potremo riutilizzare di nuovo per una nuova sessione fotografica la nostra scheda SD senza doverne comprare 1000, come dicevo prima. Ovviamente il sistema è molto più lento di un PC, perché è tutto gestito dal telefono. Ciò non toglie che è una grande comodità non doversi portare altro dietro se non questi due oggetti, che in uno zaino fotografico, in uno zaino del videomaker o in un marsupio ci stanno tranquillamente senza occupare spazio. Come vedete, io sto facendo lo stesso lavoro che vi ho fatto vedere prima con il girato di questo stesso video e ovviamente sto registrando con la fotocamera con un'altra scheda SD. Quindi sto trasferendo tutto il video di questo unboxing da qui, cioè da qui a qui, e come vedete l'hard disk esterno sta lavorando alla grande, in modo pulito, in modo raccolto, con due semplici accessori risolviamo il problema.
Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo unboxing e a prossimi consigli. Ciao a tutti!